Quindi buonasera a tutti, come dicevo, innanzitutto grazie per essere collegati in diretta su questa pagina Instagram. Oggi è una giornata speciale, una giornata che è dedicata a Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, e soprattutto abbiamo il grandissimo piacere di avere come ospite un autentico studioso di Caravaggio. Che appunto lo presento, ma molti lo conosceranno, si chiama appunto Michele Cupone. Quindi buonasera Michele. Buonasera a tutti, ciao Paolino. Michele, che è un grande studioso, un grande ricercatore, ha approfondito tante tele di Caravaggio, come per esempio la Giuditta e Oloferne, come il seppellimento di Santa Lucia e il San Francesco in meditazione, ma oggi parliamo di un'altra tela, una tela che è tra le tele più famose al mondo e che Michele ha studiato nei minimi dettagli, ovvero stiamo parlando della Natività trafugata di Palermo. È un tema che Michele, insomma, ha ben sviluppato, soprattutto nel suo saggio documentato che è questo qui, come vedete. Caravaggio, la Natività di Palermo, nascita e scomparsa di un capolavoro ed è edito da Campisano Editore. Siamo alla terza edizione, quindi questo significa che ha avuto un buon successo questo libro saggio. Personalmente l'ho letto tutto, l'ho letto già dalla prima edizione, quindi siamo arrivati alla terza. La terza è molto più aggiornata, molto più approfondita, lascerò poi Michele parlarne meglio e oserei dire che Michele, grazie a questo saggio che ci propone, ha aperto proprio un nuovo squarcio spazio-temporale per quanto riguarda questo quadro della Natività di Caravaggio. Spazio-temporale, ora ci spiegherà lui un po' il perché. Siamo tutti un po' curiosi di sapere cosa ci dice Michele. Prima domanda che scatta d'obbligo, però, non è subito sulla tela, bensì sulla passione Caravaggio. Da dove nasce questa passione, Michele? Beh, sai, le passioni non si possono spiegare, ognuno ha la sua, in effetti, no? E in questo caso la passione per un pittore, un artista, ma anche un personaggio. Conosciamo bene le gesta, e non solo pittoriche, ma anche, diciamo, personali di Caravaggio, ha avuto spesso guai con la giustizia. Più che dire dove nasce la passione, quindi io direi forse come si è alimentata, perché secondo me c'è sempre stata, una volta conosciuto il pittore attraverso libri di scuola, sin dalle, diciamo, scuole medie. E quindi si è alimentata quando, diciamo, diversi anni fa mi sono trasferito a Roma, ho avuto il contatto diretto proprio con le opere di Caravaggio e i luoghi in cui lui ha vissuto. Io mi sono interessato molto degli aspetti storiografici, biografici di Caravaggio. E in particolare nel 2010 ricorreva il quarto centenario della morte e vi sono state una serie di mostre, iniziative, pubblicazioni dedicate a Caravaggio, ma davvero tante, che proseguivano nel 2011, nel 2012, così con una coda. E io ho seguito un po' tutte questi prodotti, diciamo, e quindi quella che poteva essere un interesse, una passione, già è diventato poi comunque nel frattempo, senza rendersene conto, uno studio e che, diciamo, mi sono soffermato su delle, come hai ricordato tu, su delle opere in particolare ogni volta che mi si accendeva una lampadina, quindi non andando a cercare nulla di proposito, nessun significato nascosto. Spesso, no? Si parla così di, anche con questo nome, ecco, Caravaggio pittore maledetto. Ma bisogna dire che vi sono dei dipinti che sono stati studiati poco, e uno è quello di cui parleremo questa sera, e che quindi riservano delle sorprese, perché proprio perché se ne sono occupati pochi, vi erano degli aspetti da sondare che potevano essere approfonditi. E nel caso della Natività di Palermo, come dici tu, è tutto qui al momento nella terza edizione del volume,
che rispetto alle precedenti ha dei contenuti in più. Oltre a un apparato di note, per cui lo studioso, prima queste note non le avevo messe, ma per una mia scelta così di snellire, e invece poi stanno lì alla fine di ogni capitolo, non danno fastidio a nessuno, ma anzi lo studioso può seguire, leggere, ritrovare tutte le fonti che io ho consultato e così anche qualche notizia che non trovava posto nel corpo del testo. Arricchito naturalmente da immagini. No, dicevo, la Prego. natività di Palermo di cui tu parli, ovviamente tratti, hai scritto questo bellissimo libro. Non so se il legame con la natività nasce perché sei di Palermo, quindi già da lì parte forse tutto, però volevo sapere, approfondire perché hai Allora, deciso di scrivere, perché hai deciso di scrivere sulla se ho natività, e se mi sentito devi bene, correggere, non citare. sì, lo faccio subito. C'è questo ritardo, però mi sembra, hai detto che sono di Palermo, forse. No, Allora, vissuto a spariamo Palermo, questo mito che no? ha vissuto. No, 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 ci vengo con piacere spesso quando posso, è una bellissima città, ma vengo comunque dal meridione, dal Salento, quindi questo accento tradisce un po', ma per chi non lo conosce, magari lo scambia per siciliano. Essendomi occupato poi naturalmente molto della natività di Palermo e anche, devo dire, dei quadri siciliani di Caravaggio, hai ricordato il seppellimento di Santa Lucia di Siracusa, allora devo sfatare questa Quindi leggenda. diciamo Non sono di che Palermo, la insomma. Sicilia ti ha No, adottato un pochettino, mettiamola così. sì, è la Sicilia nel cuore sicuramente. Conto di tornare anche il mese prossimo. Quindi, Quindi diciamo, me ne sono occupato non per le immagini. cosa ti ha fatto scrivere sulla natività? Sì, me ne sono occupato quindi non certo per le mie origini, ma perché, come dicevo prima, mi si è accesa una lampadina a un certo punto, nel 2011, proprio in una di queste mostre legate al quarto centenario, e ho, diciamo, nel catalogo della mostra c'era una pittura di Giuseppe Cesari, detto Cavalier d'Arpino, che era stato, tra virgolette, il maestro romano di Caravaggio. E questo dipinto, che poi è un affresco, sta a San Luigi dei Francesi nella Cappella Contarelli in alto, mi ricordava qualcosa e tutto il giorno ho cercato di capire cosa. A fine serata, sfogliando il catalogo delle opere di Caravaggio, ho riconosciuto una somiglianza con una figura della Natività e tutto è partito da lì. Una ricerca che è stata, diciamo, innanzitutto bibliografica. Sondare quindi tutto quello che era stato scritto, poco, relativamente poco per un'opera perché, di questo tipo, perché era andata trafugata oramai diciamo da 40-50 anni nel 69. Quindi gli studiosi se ne sono occupati poco, non avendo la vista, conoscendola solo in fotografia. Inoltre, ha uno stile che è diverso, veramente diverso dagli altri quadri siciliani di Caravaggio. E molti dicevano, ma qui Caravaggio è ritornato al vecchio stile. In realtà no, è perché l'aveva fatto prima, diciamo, cronologicamente. Quindi la Natività non sarebbe stata dipinta nel 1609 a Palermo, quando Caravaggio era in Sicilia, ma addirittura 9 anni prima a Roma nel 1600. Qui ci sono i documenti, quindi mi sono interessato all'aspetto d'archivio che era stato sondato da altri studiosi. Per la verità, quello iconografico, l'ho detto, stilistico, anche diagnostico, perché la tela su cui è dipinta la Natività ha caratteristiche tecniche proprie delle tele che Caravaggio usava a Roma, cioè delle grandi tele. Se vediamo le tele utilizzate in Sicilia, sono in realtà delle strisce di tela cucite una accanto all'altra in Molto verticale, più perché i piccoli. telai in Sicilia erano normalmente più piccoli. E diciamo, quindi questo è stato il tipo di ricerca che ho condotto. E il mio obiettivo, chiamiamolo così, principale è stato quello di far conoscere, così per un amore della divulgazione, questa cosa poco nota, no? Cioè che il quadro in realtà non era fatto in Sicilia, come tutti credono e credevano, e molti ancora continuano a scrivere perché prendono a riferimento ovviamente libri vecchi, non aggiornati o notizie su internet, circola di tutto. Allora così. Mi faceva piacere fare chiarezza e condividere le cose che a me incuriosivano in prima persona, quindi è questo che mi ha spinto ad approfondire molto l'argomento e infatti lo pubblico in una collana di saggi di storia dell'arte, dell'editore d'arte appunto Campisano. Questo per quanto riguarda il discorso stilistico
E quindi la Infatti cronologia del dipinto, quando già Caravaggio l'ha fatto? questa è la prima svolta che hai, diciamo, hai Sì. molto più evidenziato grazie ai tuoi studi, quando ti diciamo grazie perché già riuscire a identificare meglio la data di origine di un quadro ci permette anche di collocarlo meglio nel tempo, ci permette di studiarlo meglio, di comprendere ciò che ha fatto anche Caravaggio nella sua vita, grazie a questo, e comprendere Esatto. anche se è stato creato a Roma. Vuol dire che probabilmente, come nel tuo saggio dici, non è stato a Palermo, che invece molti avevano questa tesi che era Sì. avvalorata dal fatto che molti pensavano che avesse creato il quadro direttamente nel capoluogo siciliano, cosa che invece Certo. tu smonti grazie a questo tuo saggio. Quindi già questa è una grande svolta che hai dato e che hai contribuito proprio alla storia dell'arte per certi aspetti. Nel mio piccolo. Nel tuo piccolo, ma l'hai fatto. E poi, ovviamente, questo quadro che appassiona tantissimo è sia per la bellezza, sia perché appunto ha dei tratti che sono veramente unici per certi aspetti, e tu ne parli bene. Appunto, fai il confronto tra le tele romane e le tele siciliane, le tele romane che insomma avevano dimensioni più ampie, le tele siciliane un po' più piccoline, quella era la disponibilità in Sicilia, però questo quadro. Quadro, oltre che appunto appassionarti dal punto di vista della cronologia, appassiona molti perché è un quadro che purtroppo non abbiamo più tra le mani, o meglio, qualcun altro l'avrà tra le mani, Assolutamente. ma non è un quadro che insomma è alla portata di tutti, purtroppo. Assolutamente sì, questo è l'altro aspetto, devo dire, al quale mi sono interessato solo in un secondo momento, cioè diversi anni da quando, rispetto a quando ho cominciato appunto a studiare il dipinto, ed è successo quando nel 2017 è stato annunciata l'uscita di una relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare antimafia proprio sul furto della Natività di Caravaggio, che ha fatto luce, avrebbe fatto luce sulla dinamica del furto, soprattutto sul possibile acquirente, un antiquario svizzero che appunto era anziano già all'epoca nel 69, che sarebbe sceso, venuto in Sicilia, ho adottato un verbo siciliano, sceso in Sicilia, per vedere il quadro una prima volta e poi acquistarlo, perfezionare l'affare. Tra l'altro, a quanto pare piangendo la prima volta quando si trovò davanti al dipinto. E quindi il dipinto sarebbe poi finito in Svizzera, nel Canton Ticino. Lui era originario del Canton Ticino, questo antiquario. Lui è morto poi po qualche anno dopo. E quindi non si sa bene il quadro, da lì quali altre strade eventualmente abbia preso. Si è fatta luce, diciamo, sulla banda di ladri che avrebbero agito quella notte, si dice tra il 17 e il 18 ottobre, venerdì 17, ecco tanto per... no? Ma in realtà la data non è certa, e lo vediamo già nei primi verbali delle forze dell'ordine, dei carabinieri. E quindi questo per dire che qui rimettiamo tutto in discussione, non solo la data, diciamo, di origine, della genesi del dipinto, ma anche quella del furto, della sparizione. Quindi, per quanto riguarda il furto, io poi ho pubblicato nel volume tutti gli articoli del tempo, le trascrizioni, anche le fotografie. Erano soprattutto le testate siciliane locali, proprio palermitane, L'Ora in particolare, giornale di Sicilia, a occuparsi del caso quotidianamente, ma non credete, per una decina di giorni, poi il silenzio. All'estero non se ne parlò per nulla. Io ho consultato a suo tempo anche i maggiori quotidiani francesi, tedeschi, inglesi, eccetera. Niente, non c'è nessuna traccia. Ovviamente è stata una ricerca così, come dire, a tutto campo. Mi sono interessato a più piste, le ho seguite. Anche in sovrintendenza a Palermo, per tornare sempre alla nostra cara Palermo, ho trovato, lo dicevo, forse prima accennavo, una lettera inedita sul furto. Quindi lì è Parlaci di questa lettera, diciamo, parlaci di questa lettera. il rettore dell'oratorio di San Lorenzo, che era, diciamo, il luogo sacro, l'edificio dove era custodito il quadro, che in questa lettera, anzi, scusi. Scusate, era il sovrintendente dell'epoca, Vincenzo Scuderi,
che scriveva al maggiore dei carabinieri dicendo che aveva saputo dal rettore della chiesa di contatti con i ricettatori. Lui scrive, è bello questo lapsus perché batte a macchina, scrive ricattatori, poi cancella la, lo scrivo questo nel libro, diventa ricettatori naturalmente della tela. Era anche un ricatto, voglio dire. Quindi questo è il documento inedito. Nel libro scrivi che appunto in teoria questi ricettatori, ricattatori avrebbero mandato un frammento del quadro. Sì. Tra l'altro è accaduto anche per un altro dipinto di Caravaggio rubato qualche anno dopo, nell'84 a Malta, quello fortunatamente ritrovato. E con le stesse modalità, cioè veniva contattato il prete, diciamo, della chiesa, della relativa chiesa, e quindi telefonate e poi lettere, una lettera con una stessa modalità proprio. È come, diciamo, l'orecchio tagliato, no? Ma Quando si fanno la domanda che dei mi facevo è se seguenti di quindi in realtà questo frammento che hanno mandato, che non so dove sia, sarebbe l'unica parte della natività che ci è rimasta. Ma non so che cosa c'è in questo frammento, non so se lo sai, non lo so. No, ammesso che fosse della natività, perché potevano essere dei Presupposti, sono personaggi che millantavano di averla per ottenere una somma che chissà quanto sarà stata, milioni di lire dell'epoca. Quindi bisogna, è tutto da vedere, non, oramai è impossibile ricostruire. E tra l'altro, se questo frammento è stato conservato, ammettiamo, nel fascicolo, conservato presso la questura all'epoca, questo fascicolo sappiate che è andato disperso come l'opera, cioè strano a dirsi, nessun mistero particolare, cioè non è stato fatto probabilmente di proposito per qualche motivo oscuro, ma le motivazioni possono essere diverse, diciamo. neanche il frammento, ammesso che fosse vero, neanche il frammento ci è rimasto praticamente. Nemmeno il frammento. Sono rimaste, vabbè, il telaio, che era quello del 51 quando il quadro fu restaurato e fu montato su un nuovo telaio, e sono rimasti brandelli di tela di rifodero. La tela di rifodero è una tela che viene, diciamo, appiccicata, incollata dietro la tela originale, e perché i ladri ebbero la cura, l'attenzione di tagliare tutto intorno al telaio e non lasciare nemmeno un minuscolo frammento di pittura originale, ma nemmeno della tela originale. Ciò che però mi è piaciuto nel dispiacere di aver perso la tela è che però i ladri hanno preso la croce che era sull'altare e l'hanno messa sulla sedia, cioè non l'hanno buttata per terra, sempre in un certo senso una sorta di onore Di sempre rispetto. verso la chiesa, però nel frattempo Diciamo sono che stato un sacrilegio nel i frattempo. mafiosi, se fu un furto di mafia, su questo ne possiamo discutere, sono anche degli uomini molto devoti, attenzione, Come le quindi domande. diciamo, perché ho detto se fu un furto di mafia? Perché pare, secondo le ultime ricostruzioni, quelle della commissione antimafia, che il furto fu, diciamo, operato da una banda di giovani ladri che rubavano delle opere d'arte, tra cui nomi eccellenti, Francesco Marino Mannoia, ad esempio, uno dei pochi superstiti di quella banda. E poi la mafia entrò in un secondo momento, quando apprese dai giornali In la Calabria. notizia del Caravaggio da un miliardo, titolava il giornale di Sicilia. Un miliardo di, ovviamente, vecchie lire, era una cifra Mafia ingente in quel arrivò tempo. molto prima rispetto alle forze dell'ordine, capirono Esattamente, tutto sì. e quindi diciamo che Esatto, se ne impostò. sì. E Poi questo, sì, in sintesi. tu smonti l'idea del famoso scendiletto di Totorrina di cui si è Ma parlato più volte, perché dice che sì, probabilmente perché qui bisogna sfatare tante leggende, appunto, ma non è l'unica, ecco, quella dello scendiletto, cioè che Totorina addirittura lo utilizzava quindi come un tappeto praticamente la natività. Ma questo, secondo me, io lo scrivo nel libro, poi per ognuna di queste leggende spiego perché non può essere così. Secondo me un fondamento c'è di verità, nel senso che i ladri confessano che la nascosero la prima notte in un appartamento in via Archirafi a Palermo e distesa a terra, per cui per andare, come dire, in bagno ci passeggiavano quasi sopra, no? E quindi da qui, secondo me, nasce la leggenda che ci camminava davvero, diciamo, un boss del calibro di Totò Riina.
ma forse il Vabbè, quadro è già stato venduto. parliamo di altri boss. Si arriva al famoso Gaetano Badalamenti, che ricordiamocelo, forse è più conosciuto anche grazie al film dei 100 passi, perché è quello di cui parla il famoso Tano di Peppino Impastato. E lì ci arriviamo pure, perché praticamente ne parli pure di Gaetano Badalamenti. Eh sì, perché sarebbe stato lui ad aver acquisito tramite i suoi, diciamo, il suo braccio destro, Gaetano Grado, vivente anche lui, ad aver acquisito la tela dalla banda di ladri, perché appena seppe di questo quadro da 1 miliardo rubato, disse al suo braccio destro: informati. Questo Gaetano Grado addirittura era latitante, ma girava tranquillamente per i mercati del centro di Palermo, la Vucciria in particolare. E lì all'incontro con i ladri casuale chiedendo informazioni. Dice: ma veramente l'abbiamo rubato noi? Ah sì, allora guarda, portamelo qui. E insomma, forse gli danno una regalia a questi ladri. E quindi a quel punto è nelle mani della mafia il dipinto e sarebbe stato venduto all'estero. Gaetano Badalamenti avrebbe cercato un acquirente e l'avrebbe trovato in un antiquario svizzero con cui a quanto pare in qualche modo c'era un contatto già avviato. Ora ricordiamo però che alcuni reati sono andati in prescrizione, mentre altri non Assolutamente. ancora. La Sì. ricettazione è ancora lì. Mentre per quanto La ricerca, riguarda, sì. Mettiamola. mettiamolo così, però per quanto riguarda il furto, tra virgolette, è andato in prescrizione. Quindi teoricamente, se ci fosse qualcuno che volesse parlare o volesse dirci qualcosa in più, potenzialmente avrebbe Qualcuno già che un ci sia reato in mente. ascoltato. Com'è? Esatto. Qualcuno dei nostri ascoltatori. Sì. Infatti, non ci E ascolto più, beh, però sì, già. è prescritto il furto, ma non la ricettazione. Quindi chi l'ha rubato, vabbè, non rischierebbe nulla. Chi ha il dipinto, ovviamente sì. Però magari c'è sempre qualcuno che può avere delle notizie, però ecco, poi va tutto verificato, naturalmente. Come Ovvio. dicevo, le leggende sono tante. Quello che sappiamo, quello che hai appurato, è che in Svizzera ci è arrivato. Poi da lì non si sa che fine abbia Sì, fatto. non l'ho curato io Ha direttamente, curato non nel sono senso stato non in in casa maniera della, diretta, ma diciamo, dalle dell'antica cose, Lucca. da tutto ciò che hai potuto approfondire, mettiamo. Sì, vabbè, diciamo la fonte istituzionale, la Commissione parlamentare antimafia, che curiosità, una commissione parlamentare e quindi bicamerale, quindi Senato e Camera. E quindi questa inchiesta in qualche modo è partita anche da Palazzo Madama, che era il palazzo dove abitava Caravaggio e dove ha dipinto la Natività nell'anno 1600, tra i mesi di aprile e novembre. Lo sappiamo grazie al documento che la consegna avviene nel palazzo dell'illustrissimo signor Cardinale del Monte, insomma, nel rione Sant'Eustachio, e il palazzo è quello, non ci sono dubbi. Tu Quindi dovessi Caravaggio dare aveva dipinto la una tua Natività definizione. nella sede del Senato. Se tu dovessi dare una tua definizione della natività, cioè nel senso, se vorresti descriverla, se tu la volessi descrivere, come la descriveresti la natività? No, ma Non ti voglio mettere in difficoltà, una ma domanda un che. pochettino devo riuscire No, a una domanda principiare. scattante, perché cioè, ti posso descrivere, io l'ho descritta in tanti modi nel volume, diciamo, da un punto di vista iconografico, stilistico, poi c'è anche l'aspetto, mettiamola così, sentimentale, ognuno no? Quello che prova verso un'opera. È un'opera che mi piace molto, non è l'unica, fra quelle che mi piacciono di più di Caravaggio. Non potrei dire in assoluto, ecco. Però un quadro significativo, dico solo che giunge in un momento particolare della carriera di Caravaggio, un quadro chiave per capire il suo percorso stilistico, perché prima aveva dipinto per i privati, per il mercato, a quel punto sta dipingendo per le chiese. San Luigi dei Francesi, e negli stessi mesi, da Palazzo Madama, sta dipingendo anche per questa natività, addirittura per un quadro che è destinato a Palermo, si sapeva già dall'inizio, l'oratorio di San Lorenzo, ecco perché compare San Lorenzo, e la compagnia di San Francesco era una confraternita che aveva sede nell'oratorio di San Lorenzo, ecco perché compare San Francesco, quindi il quadro era destinato a Palermo. Quindi immaginate un giovane, insomma Caravaggio del 71, aveva appena 30 anni, nemmeno 29, nel 1600,
che finalmente esce così sotto i riflettori, perché dall'aver dipinto per privati, per il mercato, come dicevo, finalmente le sue tele raggiungono le chiese, cioè luoghi pubblici dove tutti possono essere, tutti possono vedere, ammirare. E magari anche criticare qualche volta sarà successo, ed è successo sicuramente, ha avuto anche tanti rivali. Questo per quanto riguarda il discorso della natività, poi naturalmente il libro Poi parla anche, come ha sai. sviluppato altri temi, per esempio dicendo che non è stato l'unico Caravaggio rubato, ha sviluppato anche questa argomentazione, parlando anche appunto del quadro di Malta e anche dei quadri diciamo contemporanei al suo periodo, nel senso, come dire, il quadro che appunto è stato derubato quando lui era ancora vivo. Ti lascio parlare a te se vuoi. Allora, beh, sì, no, vabbè, un capitolo, proprio un nuovo capitolo di questo volume è dedicato, si chiama Caravaggio Perduto. Mi piaceva questo titolo perché perduto anche dannato, quasi, ecco, come pittore maledetto, no? Ecco, appunto. Ma perduto, letteralmente perduto, le opere, quindi dipinti che abbiamo perduto per varie ragioni nel corso dei secoli, insomma, in 400 anni. Possono essere tante, anche delle distruzioni, probabili incendi, addirittura a Berlino nel 45. Voi leggerete addirittura in una recente mostra in un museo statale, si diceva di questi quadri colpiti da bombe, niente di più falso, perché questi quadri, perché erano stati messi in sicurezza, diciamo, in un deposito antiaereo a Berlino durante la Seconda Guerra Mondiale. E quando i russi entrarono in città, quindi cessati, diciamo, i bombardamenti, fu appiccato un incendio a questo deposito che doveva essere sicuro. E quindi andarono perdute oltre 400 tele, mica solo Caravaggio, e di Caravaggio ce n'erano tre. Quindi questa è una storia molto interessante. Ma non sono gli unici Caravaggio dispersi, parlo anche di quelli perduti a Napoli tra fine 700 e 800, anche qui vi diranno per un terremoto, e andiamo a vedere le fonti, è tutto documentato. Ho visto che quella chiesa fu colpita prima da un incendio, proprio la cappella che conteneva il Caravaggio, poi da un crollo del soffitto della chiesa e quindi il terremoto, a distanza di pochi anni, gli ultimi 2 mesi. Per dargli il colpo di Quindi sì, grazia, non si capisce bene, potrebbe essere stata perduta durante il crollo del soffitto, adesso non sappiamo bene, insomma, ecco. E poi mi piace, per chiudere, questo non lo dico nel libro perché è una ricerca in corso che uscirà a breve, un Caravaggio perduto ce l'avevamo, adesso parlo a Roma, da Roma diciamo, qui a Roma, vicino Piazza di Spagna, praticamente, tra Piazza di Spagna e Via del Corso, un Cristo alla colonna, e ho ricostruito 65 anni di vita circa di questo dipinto, quindi da metà 600 fino ai primi del 700. Ma di questo, vabbè, così, era per dare magari un'anticipazione, ne riparleremo. Evidentemente per un motivo oscuro mi trovo a occuparmi spesso di dipinti dispersi, perduti, sfortunati, e o anche che stanno sparendo sotto gli occhi. Il seppellimento di Santa Lucia a Siracusa, no? Per le condizioni climatiche, diciamo, no? In cui è conservato da secoli, sappiamo che la pittura è diventata molto fragile, e lì ho fatto uno studio sulle copie e si è visto che le copie che riproducevano il quadro a varie epoche pian piano spariscono dei particolari nelle copie, e quindi è possibile seguire come questo quadro sia svanito nel tempo, no? Quello che vediamo adesso è molto così, restauro, sono rifacimenti, di pittura originale non c'è molto. Le pitture originali, i colori originali probabilmente non sono stati ripresi poi nelle Il altre operazioni di colore poi è restauro. difficile, sì, Non ci sono capito. state grandi operazioni di restauro, però ovviamente non era a noi farlo. Sì. Tanto grazie per il lavoro che fai come al solito, anche per la nuova ricerca che stai portando avanti. Detto Grazie a questo, voi. Sì. diciamo che Caravaggio, a parte la sua vita dannata, la sua vita molto particolare, ma anche i suoi quadri hanno una vita un po' particolare perché o sono dispersi, o hanno problemi legati a incendi, o hanno problemi che gli crolla il soffitto. Diciamo che lui continua a vivere nei suoi quadri questa vita dannata, tra virgolette.
Beh, sì, è un pittore che poi, ecco, se lo si guarda in questa, secondo questa prospettiva, dici veramente una cosa vera, è proprio così, guarda. Ma anche, voglio dirlo, fra studiosi ci si azzuffa ancora, come ai tempi di Caravaggio, lui sui pittori, perché si è d'accordo o meno sull'attribuzione di quel quadro, sulla cronologia, insomma, è veramente un mondo, direi, comunque affascinante per chi, come me, no? Viene colpito da queste cose. Infatti, E spero. buttando appunto queste notizie di quadri nuovi di Caravaggio, di quadri ritrovati, di quadri che potrebbero essere lui, altri che dicono di no, effettivamente quando si parla, basta il nome che già è su tutte le prime pagine dei giornali e Beh, di sì, il conseguenza successo delle sempre. morte, esatto. Assolutamente. Quindi basta fare il nome di Caravaggio che tutti si mettono in allerta e tutti vorrebbero avere il beneficio della scoperta o Eh sì, del è giornale. diventato anche un brand un po' commerciale, no? Sì, E assolutamente. io ho voluto aggiungere le note in questa terza e torno edizione del libro per far vedere che comunque, perché qualcuno diceva, vabbè, ma non ci sono le note, ma le note era stata una scelta mia per alleggerire. Ecco, vedete le note e quindi voi potete risalire a tutte le fonti che ho consultato e veramente sono tante. Poi non sembra, ho detto che si è scritto relativamente poco ed è vero sul dipinto, ma poi bisogna guardare un po' il contesto della pittura di Caravaggio e quindi niente, a proposito di come ci si pone davanti al pittore, no? Magari questa è una pubblicazione, posso dire, scientifica comunque di un editore d'arte. Il cui interesse mio non è appunto, scusate, assolutamente commerciale, ma era quello di divulgare delle conoscenze che vengono fuori da una ricerca che ho fatto tra più archivi, biblioteche, eccetera, a volte da remoto con la Germania, insomma in Sicilia sono stato diverse volte, anche parlare con degli studiosi, testimoni del tempo, forze dell'ordine, e non vi dico, insomma, diversi anni che me ne sono appunto occupato e Sono riuscito a comunque ritrovare gli appunti di Roberto Longhi una volta che appunto ah, ecco. aveva appena visto per la prima volta in Bravo, attività, quello mi ha colpito anche nel libro perché effettivamente era un Roberto Longhi giovanissimo che parlava entusiasta e tecnicamente aveva notato già le prime somiglianze temporali con le tele di San Luigi dei Francesi, quindi probabilmente non sto a dire che aveva capito che era del 1600, però aveva avuto un intuito forse. sì, sono molto contento di questa osservazione. Io nemmeno ci stavo pensando adesso, effettivamente. Questo è un altro dei tre nuovi capitoli di questo libro, è dedicato ai taccuini, manoscritti ovviamente di Roberto Longhi, il più grande studioso di Caravaggio del Novecento e direi di tutti i tempi, che prepara la sua tesi di laurea nel 1910, aveva praticamente 20 anni, e da Alba lui era, quindi Torino. Fa un viaggio in Sicilia, Malta, eccetera, per vedere le opere di Caravaggio e va anche a vedere quella di Palermo. Era il 1910 e fa anche uno schizzo veloce di quest'opera e lui scriveva, tra l'altro, con la stenografia per andare più veloce. Quindi ho dovuto far tradurre questi appunti che sono risultati veramente ostici della lettura, molto difficile, degli specialisti e ovviamente insieme abbiamo risolto diverse questioni, perché ovviamente io avevo la conoscenza del tema e loro della scrittura. E quello che dici tu, si capisce che là lui, già il vero conoscitore, ventenne, conoscitore puro, che fa tutti accostamenti tra la Natività e i quadri romani, trascura completamente i quadri siciliani, eppure si trovava in Sicilia, diciamo Roberto Longhi, quando scriveva questi appunti. Quindi evidentemente dice questo quadro ha uno stile romano, poi non entra. Dice che comunque l'ultima opera, addirittura all'epoca si pensava questo, veniva chiamata da uno studioso il Canto del Cigno di Caravaggio, perché gli ultimi anni erano quelli siciliani, secondo alcuni biografi, quindi c'era stato un grande fraintendimento su quest'opera. E quindi mi piace ricordare appunto Roberto Longhi, lo storico dell'arte puro, che non ha Brava. bisogno del documento, Mi sembrava ma qui abbiamo anche i giusto. documenti sulla natività, e quindi oramai è una certezza che questo dipinto abbia tutt'altro un contesto tutt'altro che siciliano e Invece possiamo addirittura circoscrivere. volevo fare una domanda un Prego. po' più personale, ovvero
Ma tra tutte le tele di Caravaggio, se tu dovessi sceglierne, non dico una se non è difficilissimo, ma almeno tre Guarda, che a te piacciono in assoluto, quali sceglieresti? rinuncio. Però ti dico che tra le tele che mi colpiscono di più, Giuditta Oloferne, della quale mi sono occupato, veramente potente come dipinto. I Bari, quella pittura giovanile così, che risente dell'influsso della pittura venera, quindi ancora in chiaro, non è il Caravaggio, no? Con il chiaro scuro accentuato degli anni della maturità romana. Quello è un dipinto che mi piace molto, diciamo. Sono questi, diciamo, i Bari. Il riposo nella Fuga d'Egitto, che è un Caravaggio dolcissimo, che non diresti mai, è veramente commovente. Insomma, andatelo a vedere alla Galleria Dorio Pamphilj a Roma. È un dipinto che poi si trova anche in buono stato, quindi si apprezza questa pittura che non ti aspetti da La Caravaggio. fortuna è che è un pittore italiano, la fortuna è che lo possiamo trovare in tutta Italia veramente, da nord a sud in questo caso. Sì. E a Roma in particolare, ovviamente, e poi la Galleria Borghese ne ha ben 6 di Caravaggio. Poi bisogna andare naturalmente all'estero. Alcuni dipinti, ce n'è uno, mi manca, forse l'unico all'appello, in America. Ormai non si muove più da lì, quindi dovrei fare una gita a Cleveland, nell'Ohio, per vederlo direttamente. Qualcuno ha avuto la fortuna qualche anno fa di vederlo in mostra in Italia. È una crocifissione di Sant'Andrea, per dire, un quadro anche quello stupendo. Insomma, veramente l'imbarazzo della scelta, sono tanti dipinti di A questi. parte che sono un po' dappertutto, a parte in Italia, poi ce l'abbiamo anche in Europa, ce l'abbiamo tra Francia e Spagna, ce ne sono molti. Francia, sì. C'è Francia e l'imbarazzo Spagna, della sono scelta, come dici tu, eh? Germania. Volendo lo possiamo Sì. vedere nei più grandi musei, dal Louvre agli Uffizi, lo troviamo, quindi questo. Volevi aggiungere qualcos'altro in particolare riguardo al tuo saggio? Volevi, non lo so, non lo so, se avevi qualche No, cosa in io più da no, non so dire. se qualcuno, se Allora, qua hanno scritto avevi visto anche San qualcosa. Gerolamo, è anche un quadro bellissimo, qua scrivo, Sì. assolutamente, San Sì, Gerolamo. ora bisogna vedere quale San Girolamo, perché ne ha fatto più di uno. C'è quello di Malta, che è quello che andò rubato, diciamo, nell'84 e fu ritrovato 3 anni dopo circa. E poi c'è quello della Galleria Borghese. A me piace naturalmente più questo, non perché viva Roma, non lo dico per campanilismo. E questi sono i San Girolamo noti. Poi c'era un San Girolamo, anzi almeno due, forse a Messina, eppure quelli perduti, ne parlo nel libro. Forse con il maremoto, terremoto del 1908, chi lo sa. Potrebbe E essere. lì c'erano diversi quadri sulla Passione di Cristo che speriamo un giorno vengano ritrovati. Beh, se ci riferiamo a Messina, se ci riferiamo a Messina. Diciamo che con Caravaggio bisogna avere pazienza, prima o poi salta un documento soprattutto, più difficile un quadro, però insomma la speranza non è mai lì, no? Non è l'ultimo a morire, quindi vedremo, vedremo. Le nuove Aspettiamo. acquisizioni sono, cioè, veramente spesso esce qualcosa, poi bisogna ovviamente vedere un po' quello che si scrive, perché poi si scrive di tutto, ecco, Altra vabbè, per domanda mettere di dire. personale, il mestiere, il lavoro di ricercatore nel 2024, lo vedi come tu? Nel senso è un lavoro sicuramente impegnativo, ma è più facilitato grazie a internet, è meno facilitato, hai più facilità anche ad accedere ai documenti oppure no? Parlando in maniera generale parlo. Ma io ammiro i ricercatori di un tempo 800, primo 900, insomma, che non avevano nessun mezzo tecnologico e trovavano le cose. Poi magari le trascrivevano male, non indicavano dove stavano, e ora mi sto scervellando per trovare un documento all'archivio di Stato, perché non è indicato bene dove, da chi l'aveva scoperto. Magari lo ritrovo. Ma al di là della battuta, oggi siamo sicuramente facilitati, ricercatori. Poi ricercatori può essere in vari campi, no? Io mi sono interessato ultimamente adesso magari più all'aspetto archivistico, ma anche iconografico, bibliografico, diagnostico. Cioè, la ricerca deve spaziare comunque, questa è la cosa importante. Al di là, ovviamente facilitata dalla tecnologia, però bisogna aprirsi a tutto. E come vediamo, come dimostra questo dipinto, non è mai detta l'ultima parola su una circostanza storica, su un dipinto. Bisogna vedere, no? Tante volte i biografi veramente si sono sbagliati, hanno fatto confusione. Quindi comunque Noi la ricerca la è scusami. stimolante. Sì, prego. No, scusami, continua, tranquillo. No, no, dicevo
Dicevo che è affascinante il mondo della ricerca, per chi ha la passione di cercare la pazienza, anche quindi non tutti ce l'hanno, e io la trovo divertente e comunque assorbe molto, questo sicuramente. Bisogna stare sempre concentrati e fare fatica a spostarsi, anche fisicamente, voglio dire, sì, tutto telematico fino a un certo punto, gli archivi sono lì, devi andare tu, cercare pazientemente, eccetera, eccetera. Ah, e fortunatamente c'hai abbastanza pazienza perché non ti sei fermato a una ricerca, già ne stai facendo un'altra, quindi merito al merito. E noi speriamo che con questa diretta abbiamo incuriosito innanzitutto tutte le persone che ci hanno seguito, soprattutto invogliamo tutti ad andare a comprare questo bellissimo libro di Michele, lo ripeto, è Caravaggio, la Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro che è giunto alla terza edizione, se volete la versione più aggiornata, ovviamente. E la speranza di stasera è che prima o poi magari riusciamo a, non dico a toccarlo perché nessuno lo toccherebbe, ma almeno a vederlo di persona in modo tale che sia fruibile a tutti, perché è un patrimonio dell'umanità e quindi non ci sembra giusto che sia tenuto in un caveau, in un portofranco, oppure tenuto in una piccola casetta abbandonata, dove lo può vedere solamente, abbandonata non credo, ma dove lo può vedere solamente il proprietario. Penso che sia invece un patrimonio che bisogna assolutamente condividere con tutti, perché Caravaggio dipingeva quadri che andavano a essere esposti nelle chiese, quindi per i fedeli, quindi il suo scopo era quello di, insomma, far arrivare la sua arte dappertutto, anche perché dipingeva anche personaggi che erano del popolo, quindi era per il popolo Caravaggio, potremmo dire. Sì, assolutamente. I suoi sono personaggi modelli in carne e ossa, ecco, quindi infatti ricorrono spesso. E ora in questo momento mi trovo davanti la Madonna, la Vergine della Natività, che guarda caso si collega a un altro dipinto che ho studiato, la Giuditta Oloferno, perché faccio questo paragone nel libro, l'ho trovato anche in rete. I volti della donna sono praticamente lo stesso, con delle espressioni diverse, perché la Madonna della Natività ha un volto molto dolce, comunque sta quasi dormendo, stanca, no? Vicino alla mangiatoia. Invece la Giuditta Oloferne, cioè, è intenta a tagliare la testa Oloferne, quindi è tesa un'altra, tutta un'altra atmosfera. A proposito di modelli. Aveva i suoi modelli, ma non solo, perché prendeva poi persone non scelte a caso sicuramente, che dovevano avere delle caratteristiche che lui doveva assolutamente avvalorare. Michele, io intanto ti ringrazio per essere stato qui con noi, ti ringrazio per le ricerche che porti avanti. Io voglio ricordare che Michele, oltre ad aver scritto il libro, ha un bellissimo sito, caravaggionews.com, che aggiorna di continuo e che fondamentalmente per tutti coloro i quali seguono Caravaggio, tutti coloro i quali sono appassionati di Caravaggio, è una fonte preziosa. Oltre questo, ha delle pagine Facebook, la Natività di Caravaggio, che appunto, dove appunto aggiorna sulle sue ricerche, aggiorna sulle edizioni del suo libro, che spero ne faccia sempre più avanzate e aggiornate, come dicevamo prima. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito su questa diretta. E rinvito, ve lo rimostro ancora una volta, questo bellissimo libro di Michele. Lascio l'ultima parola a Michele proprio, perché Sì, te io Paolino non ti ho visto tutto il tempo, quindi mi fido, sto facendo vedere il libro, no, ma al girare la battuta. E no, ringrazio veramente te e tutti quanti si sono sintonizzati per l'interesse verso il pittore e verso l'opera sfortunata di Palermo in particolare. E appunto, come hai detto tu, potete continuare a seguire le attività che faccio, le pubblicazioni, ve ne saranno alcune a breve, quindi sul sito caravaggionews.com.